quella del parrucchiere e del barbiere. Qui, nel Bronx, abbiamo il negozio del signor De Vita. Signor De Vita, vuol venire a fare un augurio? Sono molto sorpreso vedendo questa gente. È l'amico Lino Manocchio che mi è venuto... all'onorarmi lavando la mia barberia per dare un saluto ai miei in Italia. Tanti baci alla mamma, alla sorella e mio fratello che è impiegato nelle poste provinciali di Campobasso, a tutti gli amici e un bacione alla mia futura nuora e a tutta la sua famiglia. Auguri di buona Pasqua a tutti e spero sempre che fate una Pasqua contente, non sentendo la mia lontananza. Qui abbiamo una valorosa squadra di calcio, seconda in classifica. E il presidente si chiama? Gio Lombardi. Di dov'è lei? Di Savignano di Puglio, Avellino. Avellino. Milite qui da 6 anni in Terra America. Come vede, lo sport qui in America si è sviluppato di molto. Si chiama Milan. Questa squadra è del Milan. Copiamo la squadra del Milan d'Italia, perché sono tutti tifosi, ragazzi, del Milan d'Italia. Abbiamo fatto una bellissima squadra qui del Milano, che oggi milita secondo in classifica generale, a 3 punti dai primi e a 4 punti dai secondi, dai terzi. E vuole mandare degli auguri di Pasqua? Yes, io mando auguri di Pasqua a mia madre, a mia famiglia, a mio cognato Michele Cantele, a Rocco Cantele, a Aurelio Cantele, e Sant'Agata di Puglia, Aurelio Cantele, Ariano Irpino, Michele Cantele, a Savignano di Puglio, Giovanni Cantele. E allora, e gli altri chi vuol mandare un augurio? A mia madre Ottavia De Palma, mia fidanzata. Dove? A Molfetta, provincia di Bari. E tutti. Avanti, a chi? Tanti auguri a mio fratello che si trova a Prato la Serra. Come si chiama? Carmine Freda. Saluto a mia madre Cengaglini Rita, Forci, provincia di Chieti. Io mando un saluto soltanto ai miei, a mio suocero D'Antretta nella provincia d'Avellino. Grazie. Saluti a tutti i miei paesani d'Abruzzo. Dove? Orsogna, provincia di Chieti. Grazie tante. Signora, come si chiama lei? Gina Cortina. Di dov'è? De Frosinone, Ripi, provincia Frosinone. Come ha passato la Pasqua? Bene. Bene, assieme con mio marito, con mio figlio Umberto. E pensando... mia sorella, tutti altri parenti, mio fratello, altri parenti, tutti insieme. E pensando a chi? E pensando ai miei cari lontani che tengo in Italia. Chi sono? Gli può mandare pure un augurio, vedi, la stanno guardando. Mia figlia, Lisetta, mio genero Lugine, mio nipote Umberto e mia nipote Adriana. Dove sono? Tutti a Roma questi quattro. Dov'è? Come si chiamano di cognome? Si chiamano Percibale Lugine, Percibale Lisetta, e Percibale Umberto e Percibale Adriana. Lei come ha trascorso la Pasqua? La Pasqua l'abbiamo trascorsa bene, siamo stati in chiesa la mattina, dopo pranzo siamo stati tutti assieme, no? Abbiamo cucinato alla italiana, no? Alla rovigotta. Ah, lei è di Rovigo? Di Rovigo, proprio di Rovigo. Come si chiama? Garavello, mio padre Dante. E saluto tutti i miei genitori. A Rovigo? A Rovigo, parenti e tutti. Tanti saluti all'Italia. Grazie tante, Garavello. E lei di dov'è? Di Ciminna, provincia Palermo. Come ha trascorso la giornata di Pasqua? Ho passato benissimo. La mattina sono andato alla chiesa a farmi la comunione e poi il giorno a pranzo siamo stati tutti in familiare con i parenti, amici, abbiamo mangiato l'agnello pasquale e ci abbiamo tutti divertiti. Avete ascoltato un piccolo resoconto di come gli italiani trascorrono la Pasqua qui in America. Gente di prima categoria, gente modesta, gente che ha lavorato molto, gente arrivata da poco, gente che ha trascorso mezzo secolo in questo paese. E che pensa all'Italia? E c'è questo scambio di amorosi sensi attraverso l'Atlantico, grazie a loro.